Presentato sabato 25 febbraio nell'antisala dei Baroni al Maschio Angioino, il libro Un tempo bello, gli anni 80 del basket a Napoli, alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e di numerosi giornalisti. Sono intervenuti ai nostri microfoni Giuseppe Faresi, curatore dell'opera, e Gianluca Vigliotti, giornalista e conduttore radiotelevisivo. Gli 80 del basket a Napoli, in una stagione lontana, il cui ricordo però è ancora oggi vivissimo. Grandi campioni all'ombra del Vesuvio, Walter Berry, Mark Simpson, Alex English, una stagione indimenticabile il cui valore aggiunto è dimostrato dal fatto che quella squadra, quel decennio del basket non portò a casa nessun trofeo particolare, ma ancora oggi tutti gli appassionati della pallacanestro ricordano con particolare emozione proprio quel periodo, le partite al Mario Argento, i 10.000 che affollavano gli spalti, il rapporto col calcio, con Diego Maradona, con i tanti calciatori che la domenica anche venivano a tifare per i colleghi del basket. Noi siamo stati delle persone, dei giornalisti e protagonisti fortunati, perché abbiamo avuto modo di poter viverli quegli anni, di poter sentire l'odore di questo mitologico tempio del Mare Argento, un odore che ci appartiene, ci pervade, che non è mai andato via. Bellissimo il libro, che racconta una storia che è fatta da persone, grandi atleti, grandi famiglie, grandi imprenditori e soprattutto una grande passione, perché lo sport si fa con la grande passione. Io veramente concludo facendo un grande augurio al Napoli Basket, una grande, diciamo, atto di riconoscenza nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato a Napoli per rendere grande il basket, e un grande impegno da parte dell'amministrazione per poter finalmente avere un grande palazzetto dello sport che possa essere casa dello sport di Napoli, e poi mi auguro che quello sarà anche stimolo per tutti coloro che vogliono investire nello sport a Napoli, che possa essere un'occasione di ulteriore impegno e di un ulteriore rilancio di una città che vuole essere vincente e, devo dire, sa essere vincente.